Ok, dunque, quello che volevo raccontarvi come prima cosa, visto che la lezione introduttiva del corso non l'abbiamo fatto, è di farvi vedere, vi avevo promesso che vi avrei portato in aula qualche libro tra quelli che possono essere utilizzati, diciamo così, per studiare questi argomenti, anche se un testo unico, come vi dicevo, che tratti tutti i temi che tocchiamo nel corso, non c'è di fatto, no? La parte, diciamo così, preponderante degli argomenti sono ovviamente le pagine GSP, no? Quindi qua io ho identificato quelli che possono essere due libercoli, due tomi. Questo è quello, si chiama Java Server Pages. È quello, diciamo così, ufficiale, scritto da un autore che di fatto ha lavorato sulla specifica, ha lavorato per la Sun Microsystems, e è un'edizione abbastanza anziana, no? Questa è la seconda edizione del 2004, la versione italiana, quindi quella americana è ancora più vecchia, perché di fatto poi da allora le pagine GSP non hanno subito un'evoluzione particolarmente significativa. Questo ha di buono che comprende anche la specifica delle JSTL, cioè quei tag avanzati di cui vi avevo accennato la volta scorsa, librerie di tag aggiuntive, che però poi qua non trattiamo, ma qui sono spiegate bene. Un altro invece testo che segue uno stile che a me piace molto, non so se avete mai avuto a che fare con i libri di questa serie qua, Head First. A testa avanti o testa prima, non so come tradurlo in italiano, che hanno un approccio decisamente pratico, molto visuale, diretto, ma non sono semplificati, no? Sono libri molto, magari nel disegnino, nelle vignette, sono molto, se vogliamo così, leggeri per la lettura, non sono, diciamo così, per nulla noiosi, ma alla fine le cose le spiegano. E quindi a me piace molto come stile. Questo di fatto copre quasi tutto ciò che ci serve. A me sarebbe piaciuto forse seguirlo un po' di più, in modo per avere un testo di riferimento, ma purtroppo segue l'approccio che andrebbe bene se avessimo più tempo, cioè lui parte facendo applicazioni web, scrivendo direttamente i servlet in Java e poi solo dopo, verso metà del libro, comincia a spiegare le pagine JSP. Però dovremmo avere come minimo 2 o 3 settimane in più per poter fare compiutamente e l'una e l'altra cosa senza fare un miscuglio. Per cui io di fatto attacco a metà libro, dove lui parla dei GSP, dà per scontate alcune cose, quindi di fatto non riesco a seguirlo. Ma come materiale di riferimento è abbastanza utile. Entrambi questi non hanno nulla per quanto riguarda la programmazione lato client, quindi JavaScript o fogli di stile, e non hanno nulla per quanto riguarda l'interazione con i database. Per cui, nonostante le 1000 pagine e più, lasciano fuori argomenti che in realtà in questo corso costituiscono metà, no? Tra database e front-end, arriviamo più o meno a metà del programma. E questo quindi andrà recuperato da parte. Per quanto riguarda l'interazione col database, in realtà c'è abbastanza poco, nel senso che oltre a la conoscenza delle basi dati che già avete dai corsi precedenti, quindi dai riferimenti precedenti, serve solamente capire in Java quali sono la libreria JDBC essenzialmente, no? Le librerie per poter accedere alle basi dati. Quindi questo in realtà ce la caviamo poi in una lezione, in un paio di lezioni, poi ovviamente la difficoltà sarà scrivere le query giuste, ma non è che si trova sul libro questo, no? È una competenza che arriva dal corso di base di dati. E idem per quanto riguarda la programmazione lato client, anche lì ci sono molti testi anche abbastanza recenti, no? Che vi parlano dell'XHTML, CSS per la parte di impaginazione, di layout, e di JavaScript e Ajax per la parte dinamica. Io qua avevo trovato, ma non è che lo segnali in particolare, nel senso che è questo testo sulla parte di Ajax, ma da cui ci sono alcuni esempi interessanti. Poi su questi ultimi temi c'è un'evoluzione talmente rapida che conviene seguirla, diciamo così, su internet,
sui blog un po' più specializzati, dove tutto sommato raccontano le esperienze sulle tecniche che saltano fuori, sui problemi o le soluzioni che si trovano con i nuovi tipi di browser, quindi cosa si è diventato in un libro, è difficile trovarle queste. Poi magari quando faremo questi argomenti vi darò riferimenti a alcuni siti in cui ci sono ad esempio tabelle di confronto o tabelle di compatibilità con i browser. Questo per dare, io poi questi testi qua li lascio quasi, qualcuno li vuole sfogliare, dare un'occhiata, si possono, questi qua delle origli si possono sia acquistare che trovare online. Non mi pare che nessuno di questi sia, perché voi sapete che il Politecnico nella biblioteca centrale ha un servizio di ebook, no? Quindi c'è la possibilità di vedere in quanto studente del Politecnico, collegandosi dall'interno del Politecnico oppure attraverso il servizio di proxy che offrono, vedere una serie di ebook gratuiti che rientrano nell'abbonamento della biblioteca centrale. Io ho un po' cercato, ma su questi argomenti qui non è che ci sia molto, e in particolare questi testi qua non ci sono. Ma al di là del piacere che può avere un libro che uno può leggere dall'inizio alla fine, sono tutti argomenti tratti da standard pubblici, tratti da tecnologie, no? Di cui c'è informazione, diciamo così, in abbondanza su internet, per cui non ritengo strettamente necessario, no? Adottare un libro o dirvi di comprarlo oppure seguirlo, no? Cercheremo di seguire e di andarsi a informare spesso alla fonte, cioè dove viene pubblicato lo standard, i Java docs delle librerie e così via. Vabbè. Chiusa la prima parentesi. La seconda parentesi, ho sentito Stefano Di Carlo per quanto riguarda il laboratorio di ieri, no? E oggi ci servirà soprattutto, come dicevo, sedimentare un pochino le cose che abbiamo fatto, magari vale la pena, anche per problemi che alcuni hanno avuto, di spendere un po' di minuti a guardare quella soluzione che vi ho messo in rete, che voi avete potuto guardare, provare, così magari la commentiamo insieme. Vediamolo anche come uno spunto da parte vostra per fare domande, non necessariamente magari sul codice, ma più in generale sull'organizzazione. Ok? Quindi prima di andare avanti cerchiamo di fissare questo. In realtà, come vedete, era un progetto relativamente piccolo. 3 pagine JSP e 3 classi Java. In realtà faceva una cosa molto, molto semplice e molto stupida, e quindi non era necessario fare cose più complesse. Prima di entrare nelle classi, no, però vorrei riprendere insieme a voi il ragionamento che c'è stato dietro, che avrei voluto fare con più calma mercoledì, ma la porta chiusa non ce l'ha permesso. Fatemi prendere, così disegno qua anziché la lavagna e rimane registrato. Allora, il ragionamento che facciamo quando impostiamo un'applicazione web ci richiede di separare, almeno mentalmente, almeno a livello di progetto, 2 livelli diversi. Tra un po' saranno 3 quando introdurremo il database, ma per ora sono 2. Le pagine, le videate che l'utente vede e le pagine nel senso di classi JSP che noi scriviamo, sono 2 cose completamente diverse. Ok? No, completamente no, però abbastanza distinte. Quindi non confondiamoci tra l'una e l'altra. Allora, per farlo io uso... una riga, dividerei, no, un ipotetico foglio, no, di brutto in cui facciamo il progetto in 2 parti. Sopra questo ci sono le pagine, sopra questa linea mettiamo le pagine che l'utente vede, sotto questa linea invece mettiamo il nostro codice che dovremo scrivere. Allora, si parte sempre da che cosa il sito deve fare, dalla specifica funzionale, e quindi la specifica di ciò che il sito deve fare la traduciamo in sequenza di videate, fatico a chiamarle pagine perché poi chiamerò pagine JSP, la sequenza di videate o di pagine HTML che l'utente vedrà.
Quindi partiamo da lì. Che cosa può fare l'utente? Quali sono i percorsi possibili dell'utente? Se ci chiariamo su quello, diventa molto più facile poi progettare le pagine GSP e le classi che implementano quel comportamento. Allora, noi nel nostro caso avevamo un sito abbastanza, una specifica abbastanza semplice, che era fatta di 4 schermate diverse. No? C'era una prima schermata, che possiamo chiamare il form di registrazione vuoto. Chiamalo così. Cioè, la prima cosa che vede l'utente è un form in cui inserire i propri dati, vuoto, cioè con nessun dato all'interno. Dopodiché questo form avrà un piccolo, avrà un bottone di invio, bottone di submit. Ok? L'utente compila il form e invia i dati. Non pensiamo ancora a dove vengono mandati i dati, il ricontroller, chi li riceve, vediamo solamente dal punto di vista dell'utente. L'utente cliccando submit può arrivare a 2 pagine diverse. Ho detto 4, forse sono solamente 3. Una pagina in cui c'è l'elenco degli errori che lui ha compiuto, l'errore di compilazione che lui ha compiuto, e sotto il form di registrazione precompilato. E poi c'è di nuovo il bottone di submit. Oppure può arrivare a una pagina di benvenuto. Questo può succedere e basta, giusto? Questo era il nostro progetto. E le transizioni possibili, i passaggi possibili, quando l'utente, che cosa può fare l'utente sulla prima pagina? Può solamente riempire i campi e poi cliccare su submit, su invio. E l'invio può mandarli, a seconda che lui l'abbia fatto correttamente, o sul form, oppure sul benvenuto. Quindi, dal punto di vista dell'utente, cliccando sul bottone può finire su una pagina o sull'altra, non è lui a deciderlo, o meglio, non direttamente, è lui a deciderlo attraverso il fatto di aver compilato o meno in modo compiuto e completo il form. E la stessa cosa succede nella seconda pagina. Quando invio il form, questo bottone di invio, se tutto va bene, mi dà la pagina del benvenuto, altrimenti mi ricarica la pagina stessa. Sì. Mi ricarica la pagina stessa. Adesso non stiamo a fare troppo i pignoli sulle figure. Quindi noi abbiamo 3 pagine e 4 percorsi possibili, 4 link possibili. Tutti e 4, no? Questi link in realtà sono relativi, in questo caso, all'invio di un form, che guarda caso è sempre lo stesso, no? È fatto in modo identico. Quindi questo io l'ho, diciamo così, visivamente, lo identifico mettendogli una scatolina qua sopra, in cui mi ricordo che questo è un invio che si porta dietro dei dati. Dentro questa scatola ci sono dei dati, che sono i dati del form. Quindi non è solamente un link, ma è un invio di un pacchetto di dati. Scatolina, fate il simbolo che volete, giusto per ricordarci che quello è un invio di un form. Questo è ciò che vede l'utente. Adesso noi, invece, per implementare ciò, dobbiamo... Ah, c'è ancora, scusate, ancora un link
che non vediamo, ma l'utente alla prima pagina in qualche modo ci sarà arrivato. Ok? Perché non è che l'utente accende il computer e di violenza gli compare quella pagina, no? Ha cliccato su un link, su un indirizzo da qualche altra parte che l'ha portato lì. Quindi in realtà ci sono 5 percorsi, 5 link, quello iniziale e poi quelli che abbiamo visto. Allora, noi dobbiamo fare in modo di realizzare lato server delle classi che realizzino queste funzionalità, avendo di fatto 3 ingredienti principali, che sono il controller, la vista e il bin, che useremo come elemento di modello, elementi i quali si possono collegare tra di loro, richiamare tra di loro in una serie di modi predefiniti molto piccole, molto limitate. Tipo un controller non può fare altro che ricevere i dati da una richiesta, da un link oppure da un form inviato. Un controller controlla una vista attraverso un forward, no? Queste sono quelle 3-4, no, istruzioni e modalità, a parte gli include, ma che non cambiano di fatto il progetto, sono quelle 3-4 modalità che abbiamo visto. Posso mettere un link, posso fare un forward, posso restituire l'HTML come risposta, eccetera. Quindi di fatto noi abbiamo delle pagine che usiamo come controller, delle pagine che usiamo come vista e delle classi, fatemele fare in una forma diversa, che usiamo come bings, come Java Bing. Ok? Metto solo un colore più visibile perché. Allora, di questi controller ne possiamo fare quanti vogliamo, di queste viste ne possiamo fare quanti vogliamo e di Bing anche, ovviamente. Questi sono gli ingredienti che abbiamo a disposizione. Allora, che relazione c'è tra ciò che disegniamo qua sotto e quello che disegniamo là sopra? Beh, di fatto ogni volta che qua sopra abbiamo una pagina HTML, dobbiamo prevedere che questa pagina HTML sia stata generata da una vista. Quindi ci deve essere una vista che mi genera la prima pagina HTML. No? Qui faccio una freccia che dice questo genera quello, magari la disegno in modo diverso, tratteggiata. Per dire questa pagina genera questo HTML. E poi ci servirà un'altra vista per generare quest'altro HTML. E poi servirà un'altra vista per generare quest'altro HTML. In linea teorica, ogni pagina HTML deve essere generata da una vista, da un elemento di vista. Poi può darsi, come scopriremo molto in fretta, che la prima e la seconda pagina in realtà sono talmente simili che non ci conviene fare 2 view diverse, conviene farne una sola che sia capace a generarle entrambe. Che ovviamente verrà richiamata 2 volte. Qui c'è poi un mapping, dice ma no, non serve avere una view apposta per generare il form vuoto e un'altra view apposta per generare il form precompilato, in realtà il form precompilato è un caso, scusate, il form vuoto è un caso particolare del form precompilato. Quindi potrei dare all'unica vista un compito unico. E questo è ciò che fanno le viste, però le disegniamo 3 e poi vediamo se riusciamo a collassarle. Questo fa parte della progettazione, quante ne metto, dove le metto e che cosa faccio fare a ciascuna di queste. Le viste però eseguono un'azione, una generazione del codice sulla base di un comando, no? Di un ordine che arriva dal controller. Controller il quale invece è lui che intercetta le richieste degli utenti. Quindi, quando l'utente fa l'invio su un form, di un form, in realtà questa richiesta di invio viene mandata a un controller, adesso lo metto qui in mezzo,
Quindi questa richiesta, questi dati, vengono nella realtà mandati a questo controller. Cioè, quella che noi vediamo, un link da quel bottone di invio, che mi porta, l'utente cosa vede? Vede che ha cliccato su quel bottone e è arrivata un'altra pagina. In realtà, quando ho cliccato su quel bottone, i dati non sono andati all'altra pagina, sono andati al controller. E ovviamente anche l'altra scatolina manderà, richiamerà ovviamente necessariamente lo stesso controller. Perché chi è che sceglie? Non posso fare in modo che quelle due richieste verso il form di errore o verso il benvenuto vengano attivate verso controller diversi. Chi è che sceglie il controller? È la action del form. In quel form ci sarà scritto action uguale do registra.jsp. E quindi quel bottone submit invierà di sicuro sempre alla stessa pagina JSP. Quindi da quello che sembra dalla figura un link che porta due pagine diverse, in realtà porta allo stesso controller, il quale poi lui internamente deciderà che cosa fare. Ok? Quindi in realtà c'è già la prima regola, è che quando abbiamo una pagina nella cui navigazione del sito posso andare in direzioni diverse, in realtà ci sarà un controller unico e sarà il controller a decidere in quale direzione andare. E come fa il controller a decidere in quale direzione andare? Beh, controlla i dati del form, perché questo pacchettino qua di dati gli arriva sotto forma di request.getParameter, lì dentro ci sono tutti quei dati, e lui può controllare questi dati e dopo che li ha controllati decidere, guarda, l'esecuzione del codice deve proseguire da un lato oppure dall'altro. Quindi questo controller potrà decidere di fare un forward se ci sono degli errori verso questa vista, se non ci sono degli errori può fare un forward verso quest'altra vista. Quindi queste sono tutte operazioni di forward. Questa e anche quell'altra. Mentre invece il controller viene richiamato attraverso un get oppure un post, cioè una chiamata HTTP. Quindi il significato di queste frecce è leggermente diverso in questo diagramma. Il controller viene richiamato attraverso una chiamata HTTP. Farà del lavoro e poi in ultima analisi fa il forward verso una vista. E questa vista che cosa farà? Non farà altro che generare l'HTML in risposta. Quindi qua c'è HTML. Poi se voi avete le matitine colorate riuscite anche a distinguere le varie tipi di frecce. Quindi il pattern è sempre lo stesso, clicco su un bottone, anche questo bottone di submit, invierà la sua richiesta a un controller, anzi allo stesso controller. E questo siamo in grado di dirlo quasi subito, perché il lavoro che devo fare per elaborare questo primo form inviato è esattamente identico al lavoro che devo fare per elaborare il secondo invio del form nel caso in cui il primo invio avesse generato degli errori. Quindi di sicuro questo bottone di submit anch'esso manderà la sua richiesta in post allo stesso identico controller. E poi ovviamente se va ancora male lui rifarà il forward verso la vista che genera gli errori, e altrimenti fare il forward verso la vista che genera il benvenuto. Qui ci possiamo girare infinite volte. Per fare il suo lavoro, però, il controller e la vista abbiamo visto che devono comunicare. E comunicano attraverso i bin, nel senso che come fa il controller a dire alla vista questi sono i dati da mettere nel form precompilato oppure questi sono i dati da scrivere nel riepilogo della pagina di benvenuto? Mette questi dati dentro un bin.
Quindi questo bin conterrà anche lui di fatto una copia dei dati del form. Questa stessa scatolina di prima, sotto forma diversa, perché là era un elenco di campi HTML, qui sarà un elenco di proprietà di una classe Java, ma sono le stesse informazioni. Allora, che relazione c'è tra il controller e il bin? Ebbene, se vogliamo, il controller crea il bin, come prima cosa, dopodiché lo riempie, con i dati, e quindi di fatto questa scatolina di nuovo viaggia anche qua dentro. La creazione del bin e il riempimento del bin, il popolamento dei dati interni al bin, sono due operazioni distinte a livello di codice. Fatemi fare due freccioline una vicino all'altra. La creazione di un bin è ottenuta con l'istruzione jsp:usebin, e quindi in realtà sto chiedendo a Tomcat di crearlo. Il riempimento del bin lo posso fare a mano oppure con la jsp:setProperty, qualora debba semplicemente travasare questi dati dalla richiesta dentro il bin. Apposta non ho messo lo scatolino dentro il controller, perché il controller di questi dati normalmente se ne disinteressa nel modo più assoluto. Lui gli arrivano in mano, ma appena può li passa a un bin che è in grado di verificarli. E dopodiché quello che spesso succede è che il bin possa fare delle verifiche. Quindi in compenso il bin, oltre che a memorizzare questi dati, può fare delle verifiche. Il bin verifica i dati e dice al controller: vanno bene, non vanno bene, sono completi, non sono completi, eccetera, eccetera. E dopodiché l'esito di questa verifica è ciò che permette al controller di decidere se proseguire in un modo o proseguire nell'altro. E quindi a quel punto il controller, avendo le informazioni, cercherà di togliersi la patata bollente il prima possibile e fare forward verso la vista numero 1 o la vista numero 2. A questo punto il controllo passa a una di queste due viste, le quali si comporteranno nello stesso modo. L'unica cosa che sa fare una vista è prendere dei dati e metterli in bella, in HTML. Non deve decidere nulla, non ha più niente da pensare, non ha più niente da verificare, non ha più niente da calcolare. Tutte le pensate e tutte le verifiche sono già state fatte rispettivamente dal controller e dal bin. Allora, che cosa succede? Che la vista, come prima cosa, accede al bin, quindi qua diciamo che questa azione della vista è quella di accedere a un bin che già esiste. Normalmente il controller presuppone di essere lui che lo crea il bin, e la vista presuppone di essere lei che accede a un bin che è già stato creato. Un'eccezione potrà essere questa prima pagina, che magari non ha bisogno, talmente semplice che non ha bisogno di un controller specifico. Ci sono pagine talmente semplici che sono quelle quasi statiche, dove non vale quasi la pena di avere un controller che crei un bin, quando questo bin non deve avere dei dati specifici al suo interno, ma vanno bene i dati di default. Allora a questo punto lo useBin che farà la vista se lo crea anche, ma se lo crea con dei dati di default. La vista cosa fa? Accede al bin, e il bin trasferisce alla vista ovviamente i dati. I dati che erano stati memorizzati. Quindi questo qua lo dobbiamo girare al contrario, sta freccia per essere precisi. E quindi questi dati finalmente andranno a finire dentro il codice della vista, che generando l'HTML li infilerà nella pagina di risposta che sta generando. Ok?
E questo è il primo giro. Poi l'utente questi dati li può prendere, li può modificare, quindi da blu li fa diventare rossi, perché ha modificato qualche cosa, e nel momento in cui preme submit, quella scatolina rossa ricomincia a fare il giro, un giro nuovo. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione, quando siamo nel codice che genera la vista, stiamo maneggiando dei dati vecchi, che l'utente aveva scritto qua, nella pagina precedente. Ma stiamo creando una pagina, preparandola per l'utente, in modo che lui possa metterci dentro dei dati nuovi, dei dati successivi. Quindi quando scriviamo un form, sappiamo che l'utente poi dovrà modificare e inviarci quei dati di quel form. Ma i dati di quel form non invierà alla stessa pagina che gli ha preparato il form, li invierà a un'altra pagina in seguito, un'altra richiesta. Dimmi. La prima potrebbe essere, in questo disegno, una semplice pagina statica, HTML, potrebbe essere benissimo una pagina statica. In realtà è uno spreco, per cui tra un secondo la cancelliamo, questa diciamo in realtà è la stessa. Però per far vedere la sequenza. Perché poi appunto quando cancelliamo questa tutto si complica, perché scompare la sequenza dell'operazione. E quando hai una pagina che può intervenire in più punti diversi del processo. Ok, l'ultimo, se vogliamo completare il disegno, anche quest'altra seconda vista farà lo stesso lavoro. Lo stesso lavoro della prima vista, con la differenza che nella prima vista mette gli stessi dati dentro un form e la seconda li mette in un elenco, in una lista puntata. Poi ovviamente è il browser che farà qualcosa di completamente diverso. Quindi anche quest'altra vista accede al Bing e estrae dal Bing i dati. Quindi accede e poi ne estrae e ne usa i dati che ovviamente si prende e metterà nella pagina di benvenuto. Allora, ovviamente sembra un groviglio questa figura, e lo è, lo diventa. La cosa che dobbiamo avere bene in mente è la sequenza, l'ordine con cui avvengono queste cose. E perché poi si ripete in ogni singola chiamata. Allora, per avere un progetto preciso con cui partire a implementare il codice, ciò di cui ci dobbiamo chiarire è essenzialmente quali sono i dati di quel form, qual è l'aspetto visuale di queste pagine, per cui io trovo sempre utile farmi in brutto uno schemino a matita di come voglio che la pagina venga, perché poi la domanda che mi farò sarà sempre: ok, se in questa pagina nell'angolino qui deve esserci scritto 3 o deve esserci scritto Pippo, questo 3 o questo Pippo ce lo deve mettere dentro una vista, e la vista come lo ottiene? Lo ottiene da un bin, e quindi quel bin deve avere un metodo che gli permette di ottenere quel dato. E come se l'ha calcolato quel dato, o se l'ha calcolato interrogandolo, facendo le elaborazioni, oppure gliel'ha dato un controller. Il controller dove l'ha preso? L'ha preso dalla richiesta, e torniamo all'indietro. No? Io trovo utile per progettare, per poi entrare nella fase di dettaglio, partire da che cosa si deve andare a finire nella pagina, perché poi è da lì che parte. No? Se una cosa non serve mettere nella pagina, non serve neanche calcolarla. Però se qualcosa ci deve essere nella pagina, deve essere chiaro da dove arriva. E quindi diventa... il Bing diventa di servizio alla vista perché contiene i dati che gli servono. Il Bing è più utile alla vista che non al controller, tutto sommato, perché poi è la vista che usa quei dati e li mette da qualche parte. Ecco, diamo dei nomi adesso a queste classi. Queste pagine non hanno un nome, hanno solamente un aspetto. Immaginate delle fotografie appese al muro o degli schizzi, dei bozzetti scritti su un foglio di carta. Ciò che ha un nome, che è un file veramente, sono ciò che sta sul server. Le pagine web viste dall'utente sono effimere, esistono fin tanto che l'utente sta guardando, poi non esistono più. Allora, questo qui l'avremmo chiamato do registration, se non sbaglio.
.jsp, l'ho chiamato così, vero? No, due registrazione, poi devo decidere una volta se usare l'italiano o l'inglese, registrazione. Quindi il controller, per convenzione nostra, per comodità, li chiamiamo tutti do qualche cosa. In questo caso sarà il controller che gestisce il form di registrazione. E a questo punto potrei fare il form a due pagine di vista diverse che io nel mio progetto avevo chiamato viewRegistrationForm e viewRegistrationWelcome.jsp. viewRegistrationForm e l'altra è viewRegistrationWelcome. Adesso a questo punto mi chiedo se quest'altra pagina mi serve o no. Nel senso che questa pagina sarebbe una sorta view form di registrazione vuoto. Ma questo form di registrazione vuoto, magari con un minimo di complessità in più, cioè magari una o due righe di codice in più, riesco a farmelo generare anche da questa view registration form, che a questo punto sarà capace di generarlo vuoto o non vuoto. A seconda di che cosa? A seconda dei dati che saranno contenuti nel bin che essa riceve. Quindi in realtà questa altra pagina vista non è un'altra pagina, ma è la stessa. Io adesso, per non rifare il disegno, riscrivo lo stesso nome, ma in realtà queste due pagine sono la stessa. Cioè, di fatto questa freccia di chi genera questo form vuoto non proviene da un'altra cosa, proviene sempre da qui. Proviene sempre da questa pagina. Queste due sono la stessa. L'ho replicata due volte solo inizialmente nel progetto iniziale, poi mi accorgo che in realtà le posso collassare. E quindi anche questa pagina, View Registration Form, visto che è la stessa, anche lei accederà a questo stesso bin. Con la differenza che nel primo caso vediamo che questo bin è stato popolato da questo form, da questo controller. Nell'altro caso non sappiamo ancora, perché ci manca ancora un pezzettino nel nostro disegno. Sembrava già complicato, ma ce ne manca ancora un pezzo. Spostiamo tutto a destra. C'è la gestione di questo link. In teoria quel link, quell'indirizzo dovrebbe andare a un controller che non fa niente. C'è un controller un po', se vogliamo rispettare il pattern in modo fedele, dovremmo avere un piccolo controller che è quello che si becca questa richiesta. E lui non avrà nulla da fare se non fare immediatamente una forward verso questo view registration form. In realtà non deve neppure fare nulla col bin, perché per il form vuoto non devo mettere dei dati. Creare il bin, cosa fa il controller col bin? Fa tre cose: crea, riempie e verifica. Riempie e verifica non lo deve fare in questo caso, perché non c'è nulla da riempire e di conseguenza nulla da verificare. Crearlo, vabbè, sì, potrebbe questo do avere un'istruzione che crea il bin e poi fa il forward. Ma teniamo presente che già la view, quando farà l'istruzione use bin, se il bin non esiste, se lo crea da sola. Quindi in casi come questo, così banali, se vogliamo, in cui il controller effettivamente non deve far nulla, se volessimo essere puristi lo facciamo così, con due classi diverse. Ma in molti casi, anche per economia di classi, per non avere 200 classi che non fanno niente ma hanno nomi diversi, diciamo che questo qui lo nascondiamo qua dentro. Quindi è una view che dentro fa anche finta di essere un controller. E quindi questa operazione di forward non ci serve più, e questo link mi può puntare direttamente alla view. La seconda, la stessa, è sempre lei, è sempre lei. Viene usata, o la progettiamo perché possa essere usata in due modi leggermente diversi. E quindi lei verrà richiamata, potrà essere richiamata o direttamente da una get,
allora in quel caso si istanzierà un bin da solo e verrà vuoto questo bin, oppure potrà essere richiamata da un forward e in quel caso l'unica differenza che vede è che questo bin contiene già dei dati popolati, ma è la stessa pagina. Quindi diciamo così, è una specie di nano controller interno che di fatto si chiama useBin, che è il costruttore di default del bin che gli carica dei dati iniziali. E quindi in quel caso il link iniziale per far partire tutto il sito, perché ciò che non c'è scritto in questo progetto NetBeans è qual è la prima pagina, da dove devo partire? La risposta è che devo partire da View Registration Form, che è questo, che anche questa coincidono, è una pagina sola che fa le due cose. Viene usata in due modi diversi, viene richiamata in due modi diversi, no? Poi il lavoro vero che fa è sempre lo stesso, generare l'HTML. Allora, questo è il primo livello di dettaglio. Abbiamo fatto lo schema e abbiamo dato i nomi agli oggetti, e dare i nomi ci permette di capire esattamente come vengono richiamati, quali oggetti condividono quali funzioni. L'altra operazione è a questo punto andare a dettagliare quali informazioni, quali dati viaggiano. No? Qui ho fatto la scatolina, sì, ma allora fammi l'elenco di cosa c'è in questa scatolina. Scriviamo da una parte, una volta per tutte, l'elenco dei nomi delle cose che ci sono lì dentro e dei tipi di dati. Perché poi questo elenco lo dovremo mettere in diversi posti. No? Adesso noi ce l'avevamo già perché arrivava dall'esercizio precedente, no? Dove avevamo fatto il for. E quindi sappiamo già quali sono i campi di questo bin. In realtà non è esatto o non è sufficiente dire che questo bin contiene esattamente i dati del for. Perché se ci pensiamo, guardate questa pagina, deve contenere il form di registrazione precompilato. Allora, rispondiamoci alla domanda che ci facevamo prima. Come fa a riempire il form precompilato? Eh beh, perché nel bin, la view nel bin deve avere i dati che l'utente aveva scritto nel form alla pagina precedente. Facile, abbiamo fatto tutto questo per questo motivo. Ma in realtà qua dentro deve anche stampare messaggi d'errore. Devono esserci dentro i messaggi d'errore. Da dove arrivano questi messaggi d'errore? La view li deve conoscere, questa view che è sempre la stessa dell'altra, ma in questo caso sei sicuro che di messaggi d'errore non ce ne saranno, qui invece ce ne possono essere. E quindi devo avere anche un altro tipo di informazione, i messaggi d'errore. La view li deve avere, e come fa ad averli? Visto che è nata così, l'hanno chiamata con un forward, lei stava facendo altro e adesso deve generare questa pagina, e non può fare altro che chiederli questi dati, in questo caso l'elenco dei messaggi d'errore, al o ai bin a cui questa pagina ha accesso. Ok? Quindi disegniamo magari questi messaggi d'errore, diamogli una forma che fa paura, una stella che ci dice attenzione, ci sono stati degli errori. Questi errori da dove arrivano? La view ovviamente, sto facendo il percorso ritroso, li deve conoscere. Allora a questo punto ho due scelte. O questo bin si occupa anche lui, mentre fa la verifica, di ricordarsi gli errori che ha incontrato facendo la verifica e quindi li possa mettere a disposizione della view, che così li può infilare nella pagina. Opzione 1. Oppure, opzione 2, ho un altro bin che gestisce solamente gli errori. Allora, questo secondo bin dovrà fare la fine del primo, cioè essere creato dal controller e poi utilizzato dalla vista. Alla fine non stiamo dicendo cose molto diverse, stiamo dicendo che serve una classe Java che si tenga in pancia l'elenco degli errori, che mentre il bin sta facendo la verifica dei dati, man mano che incontra un errore si ricorda i messaggi. Poi questa classe Java la posso memorizzare dentro il primo bin come proprietà, e questa è la soluzione che vi ho fatto sul sito, oppure possiamo promuoverla tra virgolette a bin indipendente,
ma alla fine è sempre una classe che contiene un elenco di stringhe al suo interno, non è nulla di più complesso. Quindi, nell'esempio nostro, questo bin aveva entrambe le funzioni, nell'esempio no, nella soluzione che ho svolto io, ma era benissimo, andava benissimo a fare tutte e due. Questo fa, di nuovo, fa parte del progetto di dettaglio, no? Quali bin uso, quali classi, eccetera. E quindi però questo bin farà uso non di un altro bin, ma di una classe per i messaggi di errore. E questo bin, ricordiamoci che è un bin che contiene i dati del form. Quindi una classe semplice, messaggi d'errore, fatemi cambiare forma che non sembri quella di un bin, la mettiamo rettangolare normale. Dobbiamo farla questa classe, ma non verrà istanziata direttamente dallo useBin, ma sarà semplicemente una property del bin con i dati del form. E anche a questo bin ovviamente dobbiamo dare un nome, nel senso che io l'avevo chiamato registrazione bin. Registrazione perché lui si gestisce, si smazza, no, i dati che provengono dal form di registrazione. Mentre quest'altra classe l'ho chiamata error message. Quindi sono i nomi che ho dato a questi due oggetti. Ok, questo nell'esempio semplice, no, però ho dovuto fare, esplicitare il ragionamento passo dopo passo. Questo è lo stesso ragionamento che dobbiamo impostare, magari mentalmente o nei casi più complessi proprio su carta, no? Per fare questo progetto. E a questo punto possiamo passare all'implementazione. No? Quello che io dico sempre, vi dirò a fine gennaio quando ci prepareremo per l'esame, una volta che siete arrivati qui, avete dato i nomi degli oggetti, avete magari a penna su un foglio c'è più spazio per scrivere cose, avete scritto a fianco anche i nomi dei metodi quasi di queste classi, almeno di quelli più importanti, la parte, se vogliamo, difficile è fatta. A questo punto ci si mette quante cose hai da fare? Una, due, tre, quattro, cinque classi. Vabbè, cominciamo dalla prima, da dove cominciamo? Da sotto, da sopra, dal JSP, dalle classi. A questo punto è indifferente, so che devo riempire cinque fogli di carta di cui tre sono JSP e due sono classi. Ma a questo punto, quando scrivo, posso dimenticarmi, fatto questo, posso dimenticarmi la visione d'insieme, la complessità della visione d'insieme. Cioè, finora abbiamo cercato di tenere in mente i percorsi che faceva l'utente e dove viaggiano i dati. Questa è la parte più da emicrania. Fatto quello, siamo arrivati a un progetto, ok, ci rilassiamo e dobbiamo solamente più scrivere il codice. E qui è dove rientra in gioco la sintassi Java, rientra in gioco saper scrivere più avanti, saper scrivere le query in SQL, eccetera. Ma a quel punto abbiamo decomposto il problema in cinque sottoproblemi, che sono cinque file diversi da fare. E poi questo schema vedremo che si ripete sempre, sempre lui. No? Il modello, il pattern model view controller ha proprio questo vantaggio, che in situazioni diverse, alla fine, le soluzioni che trovi sono sempre varianti su questo tema qui. E quindi, di fatto, riusiamo anche i ragionamenti fatti. Li applichiamo, ovviamente, a classi diverse, a pagine diverse. E allora, a questo punto, possiamo vedere insieme, l'avete già guardato, ma magari lo commentiamo insieme, o se avete domande, le vediamo, il codice che ho scritto. Allora, da dove partiamo? Partiamo da controller, visto che questa l'abbiamo deciso di costruirla come caso particolare dell'altra, seguiamo nell'ordine in cui abbiamo creato il progetto. Due registrazione l'avevamo fatto insieme, non credo di averlo modificato rispetto a quanto avevo fatto in aula. Istanzia il bin, registrazione bin, copia i dati che arrivano dalla richiesta dentro le proprietà del bin, quindi ricordiamoci, registration è il nome dell'istanza del bin, property uguale asterisco vuol dire cerca di riempire tutte le proprietà che ha questo bin, andando a prendere se esistono i campi dalla request, i parametri della request che abbiano lo stesso nome, che siano omonimi.
Fatto questo, ho il bin pronto, costruito e compilato. Allora chiedo al bin se lui è valido. E quindi sono a questo punto della freccia. L'ho creato, l'ho riempito. Quindi l'ho creato vuol dire... Dove è andato? JSP use bin. L'ho riempito, set property, in questo caso è stato veloce, ho messo l'asterisco perché sono stato attento a usare gli stessi nomi, e poi verifica, chiedi al bin se i dati sono corretti. Se i dati sono corretti, questo me lo dice il bin, decido se fare forward a una pagina oppure all'altra. Questo forward si porterà dietro anche una copia del bin. C'è una copia, un riferimento al bin, non una copia. Perché si porta dietro un riferimento al bin? Perché il bin è stato creato nello scope di richiesta e quindi sopravvive alle forward, non viene svuotato questo scope solamente per una forward. E quindi questa nuova pagina a cui faccio forward avrà accesso allo stesso bin, non un altro che viene ricreato, alla stessa istanza. Quindi il controller di fatto sono 4 righe, dove deve solamente prendere le decisioni giuste e impostare qual è il percorso. La mappa del sito dipende dal bin, dal controller, perdono. E tutto il lavoro sporco ovviamente viene fatto dal bin. Il lavoro sporco viene fatto dal bin che, eccolo qua, è registrazione bin. Registrazione bin fa 2 lavori, ormai l'abbiamo capito, 3. 3 lavori. Il primo lavoro è ricordarsi i dati del form e quindi ha una serie di campi che sono, no, la copia speculare del contenuto del form HTML. Primo lavoro. Secondo lavoro, verificare se questi dati sono corretti, quindi il metodo is valid. Terzo lavoro, nel caso in cui ci siano stati degli errori, ricordarsi i messaggi d'errore. Poi in realtà ha un sottolavoro, che è un sottocaso del primo lavoro, che è quello di costruire un bin sensato, che è questo, col costruttore, nel caso in cui debba essere generato il form vuoto. In modo che questo bin è già usabile subito, appena tirato fuori dal frigo. Appena l'ho creato, rappresenta già un form valido, vuoto, ma valido. Non valido nel senso dell'isvalid, ma valido nel senso che non ha variabili null e ha tutti i valori che possono essere usati dalla view per generare correttamente un form. Quindi tutti questi lavori sono dentro questo signore. Il lavoro 1 bis, diciamo, è molto semplice perché bisogna solo accertarci nel momento in cui il bin viene creato che tutti i campi che verranno usati dalla vista per generare il form assumono dei valori che è il valore di default che noi vogliamo dare a quel form. Quindi quello che inizialmente nelle slide abbiamo chiamato il form vuoto, in realtà non è vuoto, è il form con dei valori di default. E noi imposteremo questi valori di default in modo da farlo sembrare vuoto. Dopodiché c'è la gestione degli errori, che per fare mi sono appoggiato su una semplice classe che ho chiamato ErrorMessage, che di fatto è un wrapper per una lista di stringhe. Questa classe ErrorMessage gestisce una lista di stringhe, che ho chiamato message, e di fatto ha un metodo addMessage, aggiungi un nuovo messaggio alla lista, e poi ha dei metodi, restituiscimi la lista dei messaggi che hai memorizzato e dimmi se ci sono dei messaggi d'errore oppure no. Era per non portarmi dietro essenzialmente ogni volta list string, ma avere un'interfaccia un pochino più semplice per poter memorizzare questi messaggi. E anche perché magari questa classe potrà poi evolvere nel futuro non tanto lontano verso una struttura di messaggi d'errore un pochino più complessa. Ad esempio, se io so che un messaggio d'errore è il nome utente obbligatorio, sarebbe bene che questo messaggio d'errore fosse a fianco della casellina nome utente,
non tutti insieme come li mettiamo adesso. E quindi magari questa classe la possiamo poi far crescere e dire, ok, non hai solamente un elenco di messaggi, ma anche di ogni messaggio hai una qualche informazione che dice a quale campo è pertinente. Ci sono i messaggi d'errore che sono relativi a un campo specifico, ci sono i messaggi d'errore che invece possono essere più generali e non relativi a un campo specifico. Ad esempio, le due password non coincidono. Allora, non è colpa né della prima né della seconda password, è un errore di validazione nel generale del for. Ma questo ce l'avremo più avanti. Per ora abbiamo questa semplice classe che il registrazione Bing usa tranquillamente dentro il suo metodo isvalid. Tutte queste pagine di codice sono i get e set generati automaticamente, quindi non danno grattacapi. E poi infine abbiamo il metodo, l'unico complesso, è questo isvalid, che ricordiamo che questi metodi set, come fanno nel Bing a finire le informazioni? È sempre il set property che dietro le quinte in automatico chiama i vari metodi set nome, set cognome, set eccetera eccetera. Questi metodi set, set nome ad esempio, questa è l'implementazione di default, ma se noi volessimo fare qualcosa di speciale dentro questi metodi lo possiamo fare sicuramente, no? Se volessimo dentro questo metodo già cominciare a fare un controllo e salvarmi il risultato del controllo da qualche parte, cioè è libertà nostra. Noi abbiamo dei campi come il sesso che abbiamo memorizzato come stringhe, ma noi sappiamo che in realtà sono dei campi booleani o con due valori possibili. Allora, nessuno mi vieta di creare il campo privato sotto forma di enumerazione o sotto forma di booleano, così come anche il news è vero o falso. Noi l'abbiamo dato per ora come stringa perché è la cosa più semplice. Allora, l'importante è che l'interfaccia get e set siano ancora stringhe. Se poi io quando faccio, dov'è il news? Set news. Anziché memorizzare la stringa tale e quale, che può essere, ricordiamoci, on oppure niente, anziché memorizzare quella stringa tale quale, decidessi di convertire in un booleano e nella variabile privata memorizzare il booleano, va bene. L'importante è che verso l'esterno io continui a offrire l'interfaccia stringa in modo che il set property creda che sia una stringa e me la memorizzi dentro. Poi io internamente, per comodità mia, faccio già delle conversioni. Dimmi. No, va a chiamare i metodi set sull'oggetto Bing che ho specificato, dalla request in questo caso, sì. Sarebbe, li prende dai parametri, sarebbe, è come se per ogni property del Bing, come se scrivessi property uguale nome, param uguale nome. Quindi vai a prendere dal parametro request.getParameter nome e mettilo dentro registration.setName di quella stringa lì, fa una serie di operazioni di questo genere. A livello locale non si mantiene niente, no? Viene infilato qui nel controller, il bidoncino passa, viene preso dalla request e infilato nel Bing, poi il controller non si ricorda nulla, ovviamente ha un riferimento al Bing, quindi lo può usare, ma internamente no. Vabbè, dicevamo, poi il metodo isvalid, errors.clear azzera l'elenco dei messaggi e poi fa una serie di controlli in cui se c'è qualcosa che non va aggiunge un messaggio a questo elenco errors. E io ho provato a fare qualche controllo in più, tipo la data, non solamente se c'è, ma provo a convertirla secondo le date locali italiane. Provo a creare un oggetto date, se ci riesco bene, se non ci riesco, nel senso che il parse fallisce e mi dà un'eccezione, allora so che la data non è nel formato corretto. La stessa cosa, il sesso non vado a vedere solamente se esiste, ma anche a controllare se è una M o una F. Non dovrebbe mai essere nulla di diverso, perché sono dei radio button, quindi non è che esce con una Z, però proteggiamoci ancora un po' di più. E poi continente, che è quello su cui mi sono allargato un pochino in più,
perché ero stufo di voler fare ogni volta un controllo su un elenco di continenti diversi, no? Cioè, ricordate che quando facevamo i form c'erano le option che specificavano i continenti, quindi c'erano le varie sigle dei continenti. Poi nella versione precedente, quella senza model view controller, dovevamo fare una serie di if per controllare che il valore del continente fosse quello giusto. È la stessa cosa quando rigeneravamo il form. Allora, non mi piace scrivere l'elenco di continenti in tre posti diversi, e quindi mi sono fatto una classe continenti che contiene l'elenco delle sigle e l'elenco dei nomi dei continenti. Poi uso quella. E questa l'ho creata sotto forma di enumerazione, che è qua. Quindi un enum è una classe Java che contiene una serie di simboli, una serie di sigle. In questo caso sono ant, afro, amn, sono le sigle che avevamo usato nelle option del form precedente, dei form nel caso precedente. E in più ha associato a ciascuno di questi valori, a ciascuna di queste sigle, che diventano poi delle costanti simboliche dentro il codice, posso scrivere continenti.ant e rappresenta il continente Antartide, posso memorizzare anche dei dati aggiuntivi. Questa è una classe completa, non è solamente un elenco di sigle, e io dentro queste informazioni aggiuntive ci ho messo una descrizione. Così ho il simbolo che mi rappresenta la sigla con cui lavora il sito, e una stringa descrizione che la userò per visualizzare le tendine, no? Se dovessi fare la versione in più lingue del sito andrò a modificare queste. E quindi ho il costruttore che prende come parametro una stringa descrizione e la memorizza in questo campo privato. E poi c'è questa sintassi che è poco usata, ma è nel caso dell'enum, è una sintassi un po' strana questa per l'enum, dice crea 1, 2, 3, 7 istanze diverse di questa classe. Queste istanze chiamale ant, af, amn, ams, eccetera, e creale come istanze statiche della classe, e quando le crei questi sono gli argomenti del costruttore. Quindi noi non facciamo mai una new esplicita di un enum, perché il costruttore dell'enum è privato, quindi non possiamo fare new noi, ma si costruisce da solo un elenco fisso di istanze, di cui il nome è quello che è indicato, e tra parentesi sono nel caso in cui il costruttore abbia degli argomenti, passo gli argomenti al costruttore. E nel mio caso è il valore della stringa da memorizzare. Dopodiché l'enum ha un paio di metodi che ci permettono, perché questi sono oggetti, contatti.ant è un oggetto, ma io da questo oggetto posso chiedergli o getDescrizione, per farmi dare Antartide, oppure posso farmi restituire la sigla ant sotto forma di stringa, basta fare un toString dell'oggetto. E così come c'è un metodo value a cui passo una stringa, lui cerca di remappare quella stringa su una delle, quindi convertire da enumerazione a stringa, da stringa a enumerazione. È quello che faccio poi nel codice. Quindi qua, in questo caso, dico, vabbè, continente mi è arrivato sotto forma di stringhe, di stringa. Provo a convertirlo come oggetto enumerazione, quindi cont sarebbe un oggetto enumerazione, e il metodo valueOf va a prendere una stringa e cerca di costruire un'enumerazione la cui sigla sia quella del continente. Sigla, non descrizione completa. Quindi qui c'era scritto EUR, EUR, qua dentro c'è scritto value of EUR, va a vedere se nell'enumerazione c'è un'istanza il cui nome era proprio EUR. Se non ci riesce, sparo un'eccezione, allora mi accorgo che il continente non è quello giusto. Non dovrebbe mai succedere perché è una tendina, ma di nuovo è un controllo in più. Poi in realtà di questo valore cont non lo uso, perché mi serve solamente provare a costruirlo per vedere se salta fuori un'eccezione. E basta. Poi il valore isValid è un booleano che mi dice se alla fine di tutti i controlli posso dire che questo form è valido o no. E io dico semplicemente che è valido se non ci sono errori nell'elenco degli errori. Quindi questa è la logica. Chiaramente questo oggetto errorMessage lo possiamo riusare ogni volta che ci serve. Cerchiamo
anziché farmi, e questo è anche un altro vantaggio, non mi sono fatto la release di messaggi qua dentro, ho creato un oggetto a parte perché ho la speranza di poterlo riusare tutte le volte che dovrò validare un for. E poi ci sono, a questo punto, quindi abbiamo visto il controller, abbiamo visto il bin, abbiamo visto la classe che gestisce i messaggi d'errore da memorizzare dentro il bin. Il passo successivo è andiamo a vedere le viste. Vediamo prima la welcome, che è più facile. In realtà sono uguali. Differiscono solamente nell'HTML, ma la parte di codice è la stessa. View registration welcome crea il benvenuto per l'utente semplicemente prendendo che cosa? Il bin di richiesta, istanzia il bin di registrazione, che ricordiamoci non è nuovo, ma va a ripescare qui, questa pagina è stata richiamata da un forward, quindi è il bin che il controller ha appena finito di riempire, e costruisce una pagina HTML mettendo dentro i campi del bin, i valori presi dal bin. Io li potrei scrivere come, quando devo inserire il valore di un bin, posso usare un expression JSP, quindi minore percento uguale registration.getNome.getCognome, oppure usare in questo caso la sintassi semplificata, mi viene meglio, dell'expression language, dollaro, nome del bin, punto nome della proprietà. E lo faccio sempre, in questo caso nel caso del continente, registration.continente sarebbe la sigla di tre lettere, Euro, Asia, ASI, AMN, AMS, eccetera. Non voglio mostrare così l'utente, voglio mostrare il nome per esteso, allora questo non lo posso fare con l'expression language, poco male, entro in Java, registration.getContinente è la stringa, è il dato memorizzato nel bin, euro. Continenti.valueOf di quanto sopra è l'enum, l'istanza di enum corrispondente a quella sigla. Qui non sto più a controllare le eccezioni perché se sono qui vuol dire che era giusto. A questo punto questa è l'enum, a questo punto dell'enum posso chiamare il metodo .getDescrizione che va a prendere il campo privato che c'è scritto dentro, descrizione, che è il nome per esteso, e lo inserisco nella pagina. E basta. In realtà qui c'è già avuto il formatter che non serve, non so perché l'avevo importato, perché ho fatto copia e incolla dalla pagina precedente in realtà, quindi questo qua non dovrebbe servire. Mentre invece continenti serve perché mi serve per fare la conversione. Quindi questo, se vogliamo, è la vera vita di una view, un HTML più o meno statico dove infilo nei punti giusti certi dati. Poi in alcuni casi l'HTML è un pochino più complicato, come quando nell'altra view dobbiamo generare il form. Allora la view, qui siamo a questa view registration form, che sappiamo che il suo unico scopo è quello di generare o un form vuoto, quindi senza errori e con i campi derivanti dal bin di default, oppure un form che contiene i messaggi di errore e dei campi già precompilati. Quindi la vista come prima cosa dovrà chiedersi, c'ho degli errori o non ce li ho? Se li ho li devo stampare. E poi a prescindere genero il form. Che se il bin mi arriva nudo sarà un form vuoto, se il bin mi arriva compilato con già dei dati sarà un form precompilato. Ma io mi metto nel caso generale, ho un bin e devo generare il form che rispecchia il contenuto di quel bin. Allora lo vediamo anche nella pagina perché ci sono due sezioni, una dove è andata? Io lo dice su questa. Una in cui ho scritto stampa i messaggi di errore, e l'altra nel quale c'è la generazione o la rigenerazione del form, cioè in ogni caso generazione del form a partire dal bin. La stampa dei messaggi d'errore è molto semplice, perché il bin registration, la chiave ovviamente è andarsi a riprendere lo stesso bin di prima, sa se ci sono degli errori,
se ci sono degli, qui non ho chiamato l'isvalid, perché l'isvalid avrebbe rifatto di nuovo tutti i controlli, no? Quindi chiamo solamente getters che mi dà l'elenco degli errori e poi chiedo ci sono errori lì dentro oppure no. E se ci sono errori, allora li stampo, quindi metto un H2 errori riscontrati e poi itero su questa message list. Questa è la sintassi semplificata degli iteratori, quindi getMessageList è una lista, è una collection, for variabile due punti collection, itera tante volte per ciascun elemento della collection e ogni volta associa alla variabile il valore dell'elemento specifico. In questo caso gli elementi specifici sono stringhe e quindi solamente un oggetto stringa che metto in un elenco di errori, di messaggi, senza fare nulla di più speciale. Quindi genero una UL con tutti i messaggi e poi rigenero il form, di nuovo partendo dai dati del bin, ricordandomi che quel bin, registration.9, se per caso il bin fosse vuoto, è una stringa vuota, value uguale stringa vuota, vabbè, crea una casella di testo vuota. Oppure, vabbè, qui l'ho fatto nei due modi, per ricordarmi che lo posso fare in due modi. E di nuovo la stessa cosa per il radio button, vado a inserire checked uguale checked, dove corrisponde, le solite cose che già facevamo. Però a questo punto è la vista che deve rigenerarlo e siamo più tranquilli a generare questo codice perché la vista non deve preoccuparsi ma sarà valido, non sarà valido, cosa deve fare l'utente dopo, deve solo generare il form. Quindi se registration news c'è qualcosa, non c'è qualcosa, deve scrivere checked oppure no, la classica logica di rigenerazione del form. Di nuovo un po' diverso, un po' particolare la gestione dell'elenco delle option per i continenti, dove ciò che devo generare è option value uguale EUR, Asia, America del Nord, eccetera, la sigla di tre lettere, poi tra option e barra option ci devo mettere il nome del continente e poi eventualmente ci devo mettere una terza informazione che è selected uguale selected oppure niente. Quindi per ciascuna voce ho quello schema che è sempre lo stesso. Nel primo, qui ho usato il formatter per così riesco a vedermi tutto insieme la riga e poi ci vado a infilare dentro col formatter le stringhe nei punti giusti, ma se no lo potevo fare con una concatenazione di stringhe semplicemente. Quindi nel primo caso c'è il nome euro per Europa, nel secondo posto se questo nome è uguale al nome del continente presente nel bin, questo C cos'è? Questo C è, qui sto iterando tra i valori dell'enumeration, quindi questo ciclo for viene eseguito una volta per ognuno dei 7 continenti che ho definito. C indica i vari continenti a turno, ogni continente genera una riga option, sono sempre uguali queste righe ovviamente. Ma per ogni riga mi chiedo, la riga che sto stampando, per caso, corrisponde allo stesso continente che è citato nel bin? Se sì, preseleziona questa riga della tendina. Se no, in questa riga non scrivere niente, non scrivere selected uguale selected. E poi tra le option e il barra option ci metto il messaggio per esteso, quindi il get descrizione del continente. E una volta che ho questo, lo sparo fuori. Si può scrivere in 100 modi diversi, ciascuno diciamo, ha il proprio stile, no, di scrittura in Java, non è un problema. E quindi se proviamo a eseguire questo codice, finalmente partiamo, abbiamo detto, da ViewRegistrationForm, che nel caso particolare della prima chiamata è anche il controller di se stesso. Parte Tomcat, se siamo fortunati. E questo è il form generato a partire dal bin vuoto. Il fatto che sia stato generato a partire dal bin vuoto, se vogliamo, lo capiamo da questa tendina. Perché come voce preselezionata non c'è la prima,
che sarebbe Antartide, che è una voce di default abbastanza improbabile. Ma c'è già Europa, perché noi avevamo scelto nel costruttore del Bing di dare come valore di default per il continente proprio l'Europa. E poi vabbè, ci sono i vari campi, se clicco su registrati viene rigenerata la stessa pagina, quindi abbiamo fatto il giro completo, mandato dei dati che erano quasi tutti vuoti, il controller li ha presi, li ha messi nel Bing, li ha fatti validare, il Bing gli ha detto che non andavano bene, ma nel frattempo ha compilato i messaggi d'errore e questi, sia i messaggi d'errore che i campi precompilati, sono stati mandati alla vista che ha rigenerato il form. E quindi qua posso giocare a piacere, ovviamente. Se metto come data 1, lui mi dirà, anziché dirmi la data di nascita è obbligatoria, mi dirà che la data di nascita non è nel formato corretto, eccetera. No, ma poi su questo potete giocare. Quando finalmente riuscirò a indicare tutto, finalmente verrò mandato alla pagina welcome, che mi fa riepilogo degli stessi dati, quindi l'altra vista possibile. Poi purtroppo questi dati li abbiamo persi per sempre, al momento attuale. Perché in questo momento, finché ero nella pagina dell'errore, i dati li avevo salvati, perché sono nel form, e quando faccio registrati questi dati vengono rimandati, messi nel Bing e poi rimessi di nuovo nel prossimo form dell'HTML, quindi questi dati continuano a girare. Quando finalmente riesco a registrarmi, questi dati vengono messi nella pagina HTML, da cui però poi non escono più, perché questo non è un form, semplicemente delle scritte, e sul server non è rimasto nulla, perché la request è finita, io i Bing che avevo di request sono morti e tutto lo sforzo dell'utente è svanito. Per poter fare in modo che l'utente, una volta registrato, possa fare qualcosa e il sito si ricordi questi dati, ci serve lavorare con dei Bing o degli oggetti che abbiano una persistenza più lunga, no? Che possono, siano in grado di sopravvivere più a lungo. E per questo ci servirà, il primo passo che faremo è di memorizzare informazioni nella sessione di navigazione, la session, nei Bing con scope di session, e il passo successivo sarà poi invece imparare a metterli nel database in modo che abbia persistenza a più lungo termine, perché la sessione dura di più, ma dura solamente finché non chiudo il browser o finché non vado a prendere un panino che scadono i 20 minuti di sessione. Se invece i dati voglio che vengano memorizzati a tempo indefinito, mi servirà memorizzarli anche in un database oltre che in sessione. Prima di parlare della sessione però farei una pausa, se non avete domande su questo poi parliamo del... Ok, allora facciamo un quarto d'ora, 20 minuti, tempo di fare la coda al bar.